su Alberto Rigo, ma Costenaro gli soffia palla, lancia dal santo, Costenaro atterrato da dietro da Peripolli che riceve il primo blu, e Ramiro Torres decide di giocarla, vediamo se Lorenzato riesce, il 25 trissinese a bloccare. Trissino nuovamente davanti, in avanti con retroporta di Peripolli. E un tiro, un siluro terra-aria, un terra-aria di Pasquale a 12:49, sempre il Trissino e sempre Torres che lancia un diagonale in su dal santo che arriva velocissimo, eccolo ed è arrivato Torres, il passaggio da retroporta per Dalla Valle a 7:32 dal termine, prende la palla dal santo e riparte. Siamo nella zona del Trissino, Peripolli blocca un tiro appunto di dal santo, la pallina torna, contropiede sempre per il Trissino con Rigo che cercava di chiudere con Di Qui Giovanni che aveva però a suo fianco, attenzione, ed ecco Costenaro che in due tocchi ha aggiustato la pallina, ha visto completamente libero il compagno Torres e a 2:16 dal termine del primo tempo. Peripolli apre sulla destra, lì c'è Martini, dall'altra parte Di Qui Giovanni, sempre è dal santo che rileva un fallo subito. Molto bene, tiro centrale, parata, ed è Lorenzato che è come una furia con il bastone fra i pattini di Costenaro che si mangerà, attenzione anche qui di effettuare delle conclusioni, il contropiede 2 contro 1 del Trissino e cade dal santo con Agostini, uno scambio che la cui conclusione viene parata da Federico Lorenzato che tira, ed è di nuovo Lorenzato che effettua questa doppia prodezza a difesa della propria porta, Peripolli in accelerazione, lancia la pallina lì che finisce incespicando sotto ai pattini di Zen, ed è al 12:30 dal termine che Peripolli porta il Trissino in pareggio. Torres, e qui siamo a chi commette più errori a questo punto tra i giocatori che sembrano, ed è Alessandro Checchetto che riceve palla da Pasquale, una partita che in questo momento è diventata un po' disordinata, anche fallosa. Decimo fallo, avrà la scelta se tirare o giocare, la posizione sembra quella di giocare la pallina. E ce la fa, una doppia Veronica, alza e schiaccia e a chiudere in basso, ed è Zen che lancia i suoi, purtroppo la pallina ha rimbalzato poco prima e dal santo non è riuscito a fermarla e il Trissino porta a casa questo pareggio.